ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nella serata di ieri, una storica elezione al rettore dell'Università d'Annunzio e l'emozione per un vero e proprio plebiscito al primo turno. Oggi già al lavoro il professor Liborio Stupia, docente di genetica medica e il nuovo rettore dell'Università di Chieti Pescara. Ha vinto nettamente la prima votazione sul docente di urbanistica Paolo Fusero e guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni, ma entrerà in carica a giugno. Liborio Stupia, nuovo rettore dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara, siamo abituati a consultarla per, in qualità di direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti, adesso un ruolo diverso di grande prestigio per un'università di grande prestigio. Sì, beh, è una grandissima responsabilità. Io sono ovviamente felicissimo perché il risultato del voto è stato molto incoraggiante, ma soprattutto mi ha colpito la grandissima partecipazione degli elettori. Abbiamo avuto più del 90% di votanti e questo vuol dire che c'è un bel clima, c'è un clima costruttivo, c'è un clima propositivo e quindi è tutto un Ateneo che ha voglia di lavorare. Questo credo che sia l'aspetto più importante di tutti. Ateneo importante, è passato per gli anni del Covid, che lei tra le altre cose conosce molto bene, per averli seguiti in prima persona e in prima linea, ci saranno anche, immagino, dei cambiamenti. Ma i cambiamenti in realtà ci sono già perché l'emergenza Covid non è più tale, nel senso che sì, il laboratorio continua a fare delle analisi, però non siamo più ai numeri di una volta. Comunque diciamo che questo passaggio di consegne è stato costruito nel tempo, il laboratorio può andare avanti autonomamente benissimo, c'è il mio collega il professor De Laurenzi che lo gestisce ormai da tempo e diciamo che per me era anche ora di occuparmi di qualche cosa, magari trasportando l'esperienza che è stata il Covid, cioè la capacità di organizzare, la capacità di costruire delle filiere di lavoro produttive, che è un metodo che poi si può applicare su tutto. Un vero e proprio plebiscito che è un po' anche il riconoscimento, oltre che di tanti anni lavoro, anche del lavoro fatto anche nei mesi del Covid. Adesso le motivazioni di un voto, io chiaramente sono contentissimo, ho avuto un successo formidabile, ma nello stesso tempo, io l'ho detto ieri, lo ripeto, io ringrazio anche chi ha votato, il collega e amico Paolo Fusero, perché comunque c'è stato un esercizio di democrazia. I risultati bulgari non piacciono a nessuno, eravamo due candidati comunque con la precisa intenzione di lavorare insieme anche dopo. La maggioranza ha scelto me, ma non per questo ha sicuramente bocciato Paolo Fusero. Quindi adesso io è chiaro che sono orgoglioso, ma nello stesso tempo è un grandissimo carico di responsabilità e quando uno ha così tante persone dietro che gli hanno dato fiducia, poi questo carico lo sente fortemente.